A cosa serve oggi la filosofia? Se n'è discusso a Napoli, nel convento di San Domenico Maggiore, in quel complesso duecentesco che per secoli fu importantissimo centro di studi teologici e filosofici. Sottolineavo l'importanza dello svolgimento di quel complesso che nella città più filosofica del mondo, io sostengo essere il luogo più filosofico del mondo. Il Festival della Filosofia in Magna Grecia si è svolto in 3 giornate di studio a partire dall'opera di 3 grandi pensatori legati a San Domenico. Nel 1239 San Tommaso d'Aquino ebbe qui la sua cella. A metà del 500 vi studiò Giordano Bruno. Nel 1592, accusato di avere un demone sotto un'unghia, fu processato a San Domenico il giovane Tommaso Campanella. Nel titolo dell'intervento di Nino Daniele abbiamo proprio immaginato questo, l'urgenza della filosofia. Abbiamo cominciato di nuovo a immaginare come discutere nel presente, che è il tema di questo evento. E per noi è un nuovo inizio ed è la possibilità che abbiamo di rivederci, di rincontrarci, di discutere e di dialogare in un luogo simbolo della filosofia, che è appunto San Domenico Maggiore. Il Festival della Filosofia in Magna Grecia, vorrei ricordare che alcuni anni fa, nel pieno della crisi globale, dopo il 2008, in un mondo travolto dalla crisi della finanza globale, fullatore in Grecia di un messaggio di Aldo Masullo ai giovani di Grecia, in un momento terribile per il loro popolo. E quel testo faceva riferimento appunto a Elea, a Parmenide. Parmenide che sosteneva che essere e pensiero sono la stessa cosa. Ecco, se noi togliamo il risvolto ontologico a questa affermazione, non possiamo che ritrovarci nelle parole conclusive magnifiche di Aldo Masullo in quel messaggio ai giovani di Grecia e ai giovani di oggi in tutto il mondo. Il pensiero è quella cosa che se noi non vogliamo, nessuno ci può togliere. Patrocinato dal Comune di Napoli, il festival ha avuto come principali destinatari i docenti della scuola. Il programma ha integrato perciò la proposta filosofica con stimoli e spunti didattici originali. E Campanella comincia a sognare l'isola che non c'è, comincia alla sua architettura di un mondo nuovo, di un mondo sconosciuto, di un mondo incontrato e raccontato, di un mondo di uomini felici, di uomini isolati. Scrive la città del sole. Questa commedia è una specie di tela che ha ordimento e tessitura insieme. Chi la vuol capirla capisca, chi la può intenderla intenda, ma non lascerò per questo di avvertirvi che dovete pensare di essere nella regalissima città di Napoli. Noi siamo molto contenti di ricominciare a ragionare in termini di pensiero critico, di apertura ai giovani e alle nuove generazioni, di un'attività, quella diciamo del comprendere che va al di là delle spiegazioni, va al di là del buio, va al di là delle paure, va al di là degli autoritarismi. La filosofia è frequentazione della libertà e naturalmente è molto bello che quest'anno il festival si interroghi proprio sul presente, perché è il presente che ci suscita domande e inquietudini. Interrogarsi insieme a grandi esperti come Galimberti sul presente, sulle emozioni, su quello che abbiamo provato, su quello che sarà il futuro, è fondamentale per le nuove generazioni, ma anche per tutti noi. Il dialogo filosofico sui temi della contemporaneità è stato animato dalle lezioni magistrali di Ilaria Gaspari, Mauro Bonazzi, Giovanni Morelli e Umberto Galimberti, che hanno discusso di emozioni, scienza, tecnica e della condizione umana. Deve adeguarsi a queste strutture fondanti la nostra società, inevitabilmente. E allora dobbiamo riflettere su queste un modello di studio delle emozioni che esca dal lessico, diciamo, passivo della passione, che era quello accolto da Cartesio, che veniva da una lunghissima tradizione, appunto,
anche proprio a livello linguistico, tutte le parole per dire la passione contengono la radice della passività, e quindi l'idea che noi rispetto a quello che proviamo dobbiamo essere sempre per forza di cose sopraffatti. Ci sono prima di tutto anche i nostri ragazzi. Giuliana Auletta è stata una vincitrice di un concorso del Festival della Filosofia ed è una giovane cantautrice, studentessa in medicina. Poi avremo durante la lezione spettacolo con i tre filosofi domenicani, Noemi Perfetto, Danilo Piscopo e Riccardo Marotta, con Mario Di Bonito alle musiche, mentre Salvatore Ferrara e Annalisa Di Nuzzo sono appunto i filosofi che raccontano cosa accade durante queste fasi dei tre pensatori. Scolè, per definizione, etimologicamente, è il libero incontro tra intelligenze che non si subordinano l'una all'altra, ma che dialogano tra di loro. L'incontro fisico degli studenti, che va oltre la didattica virtuale, è quanto mai importante per incontrare i saperi, incontrare in questo caso anche i filosofi e crescere cittadini consapevoli, cittadini sovrani, come diceva Don Milani. Il grandissimo appello, il fortissimo appello, l'impegno di una vita di un altro grande napoletano, Gerardo Marotta, l'appello dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, appunto, a difendere ed estendere l'insegnamento della filosofia, perché se si oscura la ragione, il sonno della ragione non potrà che generare mostri.